Primi sulla scena mondiale, i corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari dell'Università di Teramo hanno ricevuto l'ambito accreditamento ECAS, l'organismo europeo che verifica i criteri di qualità per questi corsi di laurea. L'importante riconoscimento fa il paio con l'elezione di Paola Pittia, docente della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell'Università di Teramo, a presidente dell'ISECHI Food Association, confermando il ruolo internazionale giocato dalla Facoltà Teramana. E riconoscimento e le nuove prospettive della Facoltà sono state presentate questa mattina in una conferenza stampa al quale hanno partecipato il rettore Luciano D'Amico, il prorettore Dino Mastrocola, il preside della Facoltà di Bioscienze Dario Compagnone, il presidente dell'ISECHI Food Association Paola Pittia ed il presidente del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari Antonello Paparella. Per l'Ateneo è uno straordinario riconoscimento, uno straordinario in sé perché sono i primi corsi e la prima facoltà che riceve l'accreditamento europeo. È straordinario perché sui requisiti che sono stati pienamente rispettati dalla nostra facoltà di bioscienze, in qualche modo si costruisce il modello di qualità che verrà poi applicato in tutta Europa. Siamo orgogliosi di essere la prima facoltà certificata e siamo orgogliosi di aver conseguito questo ulteriore riconoscimento che potenzia, se mai fosse ancora possibile, la nostra attenzione, direi, verso la qualità. L'Università di Teramo ha un obiettivo, diventare, ancor più di quanto non lo sia già oggi, un competitore globale in aree di forte specializzazione e in queste aree la qualità è l'unico elemento premiante. Adesso cosa cambia? Ovviamente in positivo, c'è questo certificato europeo, quindi si accresce ulteriormente l'attività culturale dell'Ateneo. Ma diciamo che noi eravamo già abbastanza preparati e abbiamo lavorato, ripeto, per questo precedentemente, quindi diciamo che quello che cambia per lo studente è la possibilità di fregiarsi, di fatto l'ambiente, il tipo di lavoro, abbiamo dovuto fare un lavoro di rifinitura per modificare alcune aspetti dell'offerta formativa, ma non quelli fondamentali, perché già immaginavamo da anni di poter arrivare, insomma, a questo tipo di traguardo.